Oh, salve, ehi. Hey. Ditemi, secondo voi, questi pantaloni mi fanno il culo troppo grosso? O piuttosto non abbastanza formoso? È ora di un piccolo rialzo di natica. O magari un po' di liposuzione per togliere queste maniglie dell'amore, almeno. E forse già che ci sono, un po' di palestra per gli addominali, non sarebbe male. Ma un momento, perché dovrei fermarmi qua? Dal momento che sono un po' troppo pigro per lavorare su questi pettorali, forse potrei installare una protesi. E fare un piccolo lifting del collo. Dovrò pur fare qualcosa anche per questa calvizie maschile, no? Cos'è quello? Un lifting delle sopracciglia? No, non voglio sembrare sempre completamente sveglio. Piuttosto credo che finirò con una serie di iniezioni di botulino. Mi tireranno un po' su queste rughe. Sapete, il botulino, quella neurotossina chimica che paralizza temporaneamente i nervi per un'illusione di gioventù. Marshall McLuhan disse una volta che l'ultima cosa che un pesce noterebbe nel suo habitat è l'acqua. Allo stesso modo, le realtà più ovvie e potenti della nostra cultura umana sembrano essere altrettanto le più sconosciute. È solo quando ci prendiamo una pausa, spesso a rischio di alienazione sociale, mettere in discussione i principi fondamentali su cui sono orientate le nostre vite, ci farà intravedere un'oscura verità a proposito della nostra presunta normalità. Oggi viviamo in un oceano con enormi ondate ossessive sul nostro status economico. Materialismo, vanità, ego e consumismo. Le nostre stesse vite sono state definite non dal nostro pensiero produttivo, contributo sociale e buona volontà, ma da un superficiale insieme delirante di associazioni dove il tessuto stesso della nostra società trasuda di romanticismi da quattro soldi, connessi alla vana competizione, al consumo eccessivo e a dipendenze nevrotiche. Spesso correlate alla bellezza fisica, al prestigio e alla ricchezza superficiale. In effetti, è un conformismo sociale mascherato da individualismo. Con virtù quali equilibrio, intelligenza, pace, salute pubblica e vera creatività lasciate a marcire sul bordo della strada. Il brodo culturale nel quale sguazziamo oggi è altamente inquinato. Inizia con la nostra prima formazione, in cui essere intelligenti e concreti vuol dire essere un secchione, un asociale o un genio incompreso. Invece verrai accettato se sai apparire, e magari sei ricco, muscoloso e senza cervello. O rafforzando l'idea che pensare, conoscere e sfidare venga ridicolizzato, mentre mantenere lo status quo, conformarsi agli ideali imposti dalla società, significa essere apprezzati. Da questa prospettiva, il multimiliardario passa da un'icona culturalmente accettata all'apice del successo, ad un esemplare attinto da gravi disturbi mentali, per una conclamata dipendenza compulsiva in cui appunto il miliardario si rivela come un abominio sociale sotto mentite spoglie, per il suo obiettivo di accumulare redditi socialmente ridistribuibili, per nessun'altra utilità all'infuori di un semplice prestigio egocentrico. Ma poi in definitiva non si può essere troppo duri con loro, giusto? In quanto a ciò che stanno facendo è solo quel che è stato loro insegnato. Così come le religioni in cui credete o le strategie che adottate per sopravvivere sono dettate dall'ambiente che trovate intorno a voi. Allo stesso modo anche molti altri aspetti sociali della nostra vita vengono influenzati dallo zeitgeist del momento. Quindi forse dovremmo iniziare a mettere in discussione cosa in realtà stiamo cercando di realizzare piuttosto che lamentarci, guardando al progresso e al successo così come sono intesi oggi. Non so voi, ma io comincio a sospettare che il nuovo stile di vita commerciale, che è stato propagandato da economisti e storici come una sorta di meraviglia dello sviluppo umano, sia in realtà una forma nascosta di ritardo. Un'invisibile distorsione dei valori che ci rende malati, antisociali, sempre più vuoti, ecologicamente indifferenti e forse sempre più malleabili per le fazioni di controllo della nostra stessa società. Forse e solo forse, le nostre lotte culturali moderne per il cosiddetto successo in sé in realtà non sono per niente sintomi di progresso sociale, ma è sintomi di una cultura in declino.
Una nuova malattia ha colpito l'America, poi diffusa rapidamente in tutto il mondo. Una malattia grosso modo sconosciuta in epoche passate. E coloro che ne sono affetti spesso nemmeno se ne accorgono. Una malattia che non è diffusa da un virus o una predisposizione genetica, ma attraverso la cultura, le idee. Idee che in realtà stanno infettando le menti, che crescono e mutano in ceppi diversi, ostacolando il benessere mentale. Si chiama CVD, disturbo da vanità consumistica. È una piaga della società moderna che non solo inquina le menti ed i valori delle persone infette, ma sta anche trasformando il mondo in una discarica fatta di centri commerciali, disturbi della consapevolezza di sé, spreco materialistico, guerre e trasgressioni sociali. Ho lavorato con queste ragazze da diversi anni ormai. Ciò che molti non sanno sulla CVD è che esistono molti sottoceppi o anche mutazioni. Queste donne qui, per esempio, soffrono della sindrome da ragazza sexy. Allora, vedo che abbiamo alcuni volti nuovi qui. Qualcuno vuole presentarsi? Mi sono trasferita a Los Angeles un paio di anni fa. Io ho cominciato a notare dei cambiamenti strani nel mio corpo. Come le mie gonne che diventavano sempre più corte. E alla fine ho iniziato a spendere sempre di più in cosmetici, tacchi alti e molti gioielli. E poi ho iniziato col botulino e non riuscivo a smettere di farlo. Le mie labbra diventavano sempre più deformate. E poi al secondo o terzo aumento di natica mi rivedevo sempre le repliche in DVD di America's Next Top Model e trasmissioni TV sui rifacimenti estremi, uscendo con diversi stronzi, dalla star sexy al calciatore. L'ultima cosa che so è che ero sulla copertina di Vogue. Va tutto bene, cara. Sono stata sulla copertina di Vogue anch'io. Se torniamo indietro agli inizi del XX secolo, troviamo un importante bivio per l'industria, dove il rapido progresso tecnologico stava cominciando a sfidare le basi più elementari dell'economia tradizionale e quindi del funzionamento sociale. Vedete, al centro del nostro sistema socio-economico c'è il lavoro e la domanda. Senza domanda, ovviamente, non c'è bisogno di produzione ed occupazione. E senza occupazione i lavoratori non traggono entrate o potere di acquisto per comprare i beni che mantengono l'economia. All'inizio del 1900 una forte espansione della produttività, dovuta alle nuove macchine dell'epoca e alla meccanizzazione, ha portato a qualcosa che l'industria non aveva mai visto prima. Una sovrabbondanza di merci. In un articolo del 1927 ne Gli Affari della Nazione, in un'intervista, l'allora segretario del lavoro James Davis dichiarò: «Può darsi che i bisogni del mondo di una settimana alla fine verranno prodotti in soli 3 giorni di lavoro». Anni dopo, l'ingegnere Buckminster Fuller descrisse il fenomeno come essere in grado di realizzare di più con meno, grazie al fatto che la manodopera, l'energia e le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi specifici erano effettivamente in diminuzione, mentre gli stessi risultati stavano accelerando. In altre parole, l'industria stava diventando tecnicamente più efficiente. Tuttavia, prima del XX secolo, l'America, le società occidentali in genere, mantennero un'etica di frugalità nel complesso. Era diffuso un comportamento etico in cui si producevano le merci per la loro utilità, una cultura dei bisogni reali non ancora orientati ai desideri, e molte persone davvero non vedevano la necessità di aumentare il loro consumo soltanto perché potevano. Così gli industriali più influenti e i progettisti sociali avevano una scelta a questo punto: o il sistema si adattava a questo nuovo modello di produttività di più con meno, che poteva significare un aumento del tempo libero, un accorciamento della settimana lavorativa e un aumento delle tabelle retributive e diminuzione dei costi dei beni, per rispecchiare questa ritrovata abbondanza come una necessità. Oppure doveva succedere qualcosa di più drammatico. I valori sociali più profondi e i valori della cultura dovevano essere modificati. Un sistema in cui l'idea di consumare diventava fine a se stessa. Consumare per ragioni di consumo, per mantenere lo status quo. Inutile dire che per la natura della filosofia capitalistica ha prevalso che cosa c'è? Ah, giusto. Dicevo,
Inutile dire che per la natura stessa della filosofia capitalistica quest'ultima idea fu ritenuta l'unica opzione razionale. L'etica vigente del sempre maggiore profitto e guadagno per l'industria non poteva essere compromessa così l'idea alternativa di lavorare perché una certa abbondanza soddisfi i bisogni umani, consentendo forse un livello di libertà personale mai visto prima, forse anche verso un fiorente nuovo periodo di illuminismo per l'esistenza umana. È stata rapidamente troncata dagli interessi della classe proprietaria. Ed il mondo che vediamo attorno a noi sempre più pieno di stronzate, vanità, materialismo, rifiuti, salariati, schiavi del debito, di conflitti e consumo compulsivo e irrazionale ne è il risultato. La stagione dello shopping natalizio è partito in modo molto violento. Una commessa di Walmart è stata travolta e uccisa, calpestata dai clienti affamati di saldi del dopo ringraziamento. Sono gli acquirenti a terra nei pressi del Michigan alle 5 del mattino. Nonostante molte persone cadevano a terra, gli acquirenti continuavano la carica. Vi volete calmare? Spingete ancora uno dei miei amici e pugnalerò uno di voi, figli di Un altro incidente qui. Una donna incinta di 28 anni è stata buttata a terra da quella stessa folla. Testimoni qui sulla scena dicono che la donna ha effettivamente subito un aborto spontaneo. Nel sud della California spari all'interno di un negozio di giocattoli affollato. Una donna, per arrivare prima degli altri, ha aggredito la folla con spray al peperoncino. Coloro che conoscevano D'Amore hanno definito la sua morte senza senso. Si comportavano come animali, solo per comprare qualcosa da $5, per risparmiare $5. In realtà hanno assassinato questo ragazzo. Da quanto tempo sei qui? Sono qui da 3 giorni. Con parole tue, cos'è ti porta qui? Televisori. Mio figlio vuole il... quello che vogliono è un tablet, credo. Si chiama così? Ma mi pare di aver capito che non li vendono a metà prezzo. Davvero peccato. Ci si prendono un sacco di spintoni nei negozi. L'ho visto al telegiornale. Avete mai avuto questa esperienza prima? Non in un negozio, solo ai concerti di musica. Ma so come va, così mi sono preparata. Quindi siete pronti a respingere la gente? Più o meno. Cosa pensi di questo consumismo di tipo impulsivo, che a volte diventa veramente forte? Non lo so, sento che sarà un sacco stressante per tutti. Vorrei parlarvi di Eddie Bernays. È considerato il padre della pubblicità moderna. È famoso per aver trasformato l'antipatico termine propaganda in pubbliche relazioni. Bernays prese spunto dalla psicoanalisi freudiana ed iniziò ad applicare alle campagne pubblicitarie una semplice idea: associare e sfruttare i desideri sociali primitivi comuni alla maggior parte degli esseri umani, come ad esempio la sessualità ed il prestigio personale. È molto più lunga dell'anno scorso. È quasi 10 centimetri più lunga di alcuni modelli. Le merci sarebbero diventate meno rilevanti nella loro utilità e più viste come un simbolo della propria identità o individualità, trasformando semplici desideri in bisogni emotivi. Bernays era la risposta ad una crescente richiesta dei leader industriali per riprogrammare la società e creare una nuova cultura del consumatore. Charles Kettering, direttore della General Motors nel 1929, scrisse della necessità di mantenere il consumatore insoddisfatto. Il banchiere di Wall Street, Paul Mazur, disse: «Dobbiamo spostare l'America da una cultura del bisogno ad una del desiderio. La gente deve essere addestrata a desiderare, a volere cose nuove anche prima che quelle vecchie siano interamente consumate. Dobbiamo forgiare una nuova mentalità in America». E ha funzionato. L'innovazione tecnologica di radio e televisione contribuirono ulteriormente a tal fine, con una campagna di saturazione in tutta la società americana, che si diffuse rapidamente in tutto il mondo. La pubblicità non serviva più a descrivere la funzione di un bene e la sua integrità intrinseca, era ora orientata alla manipolazione sociale, alla creazione di inferiorità, vergogna, senso di colpa e falsi problemi che potevano essere risolti con l'accettazione dell'acquisto. Nel corso di una vita di 80 anni guardiamo 15 anni e mezzo la televisione in media, 15 anni e mezzo col cervello liquefatto e sodomizzato, zombificato, e quindi osannato prodotti e non senso, e questo ci fotte, perché le pubblicità sono stronze. Immaginate se una pubblicità fosse solo un ragazzo normale che vi viene incontro per la strada, solo dicendo: ehi, ehi tu, ehi, ehi, se indossassi questi jeans, poi le ragazze voglio se ti si fanno, voglio dire, belle ragazze calde, non
non quella cessa grassa che tu chiami la tua ragazza. E tra l'altro potresti dirle che ha bisogno di perdere un po' di peso e di fare qualcosa per i suoi capelli. E potrebbe anche farlo se usasse queste pillole dietetiche e questo gel per capelli. E tra l'altro entrambi dovreste probabilmente fumare queste sigarette e bere questa birra. Allora sareste davvero fichi. Avete anche i denti un po' ingialliti. Ma possiamo sistemare le cose se solo usaste questa merda di sbiancante per i denti. E allora le ragazze vogliose vi si farebbero. E tra l'altro siete soddisfatti con la dimensione del vostro pene? Cioè sì, va bene, un sacco di ragazzi sono contenti della dimensione da sballo. È così che si chiama? A un sacco di ragazze piace. Non ne ho ancora incontrate, ma scommetto che ce n'è qualcuna. Ma se cambiate idea, tutto quello che dovete fare è prendere un paio di queste piccoline e presto dovrete richiamare dei ragazzi per aiutarvi a trasportare il vostro affare in giro come lo strascico del vestito da sposa. Ma come farete a chiamare i trasportatori del vostro affare con quel telefono di merda che avete? Dovreste usare questo telefono con la tecnologia Pippo Cazzata che fanno sentirsi le altre persone come se fossero meglio di te, solo possedendo questo telefono. E lo sono. Oh mio Dio, tutta questa roba che vi serve e non avete mi rende ansioso. A voi non vi rende ansiosi? Vero, vero, vero. Sei ansioso adesso? Lo sei? Lo sei? Lo sei? Ebbene, tutto ciò che dovete fare è prendere un paio di queste e in 2 settimane di tempo vi sentirete meglio di prima. Inoltre, un effetto collaterale bonus. Queste pillole rendono anche i peli del culo lucidi e più pettinabile, con più slancio. Ad ogni modo, devo andare perché la tua ragazza ha appena deciso che sta abbastanza bene col suo abito vintage. E devo presto cambiare le cose prima che smetta di prendere quel cocktail di Ambien Prozac che vi ho dato. E poi lei smetterebbe il suo shopping compulsivo pur di colmare il vuoto creato dall'odio di sé. Creato da me! Usciresti con quel tizio? Vedete, al centro della pubblicità c'è lo sfruttamento della nostra profonda natura sociale. Trasforma l'identificazione empatica della comunità in un'arma di giudizio e di relativa insicurezza. Infatti, alcuni anni fa, uno studio pluriennale in cui la televisione occidentale fu portata in una cultura che non l'aveva mai vista prima, fu condotta sull'isola di Figi. Entro la fine del periodo di osservazione, l'effetto dei valori materialistici e di vanità ebbe un bilancio pesante. Una percentuale rilevante di giovani donne, ad esempio, che prima aveva adottato uno stile di peso sano con tutte le curve a posto, cominciarono ad essere ossessionate dal voler essere magre. Disturbi del comportamento alimentare, che erano praticamente sconosciuti in questa cultura, iniziarono a diffondersi e le donne in particolare ne furono trasformate. Ma torniamo alla nostra lezione di storia. Questa nevrosi da vanità materialista e ossessione da consumo, per quanto potente, non era sufficiente a garantire la stabilità della religione capitalistica e i benefici vigenti per i grandi sacerdoti della classe proprietaria. L'ingegneria del consenso, affiancata dalla pubblicità, nell'era tecnologica portò un altro brutto problema per l'azienda. Una maggiore efficienza del prodotto. Non solo la produzione galoppava più velocemente rispetto al consumo tradizionale, ma anche la qualità dei beni individuali cresceva, sulla spinta dei progressi scientifici della progettazione, rendendo la necessità di acquisti ripetuti sempre meno comune. Beh, questo non andava bene. Ricordate il motore principale del lavoro, del profitto, del consumo, quindi il motore principale della nostra economia in generale, è la scarsità, è l'inefficienza. Infatti, il nemico dell'economia di mercato è sempre stata la competenza. Quanto più è longevo e ben fatto un prodotto, tanto peggio è per l'industria. Così si ruppero gli indugi e nacque l'obsolescenza programmata. Nel 1932, l'industriale Bernard London diffuse un opuscolo intitolato «Fine della depressione attraverso l'obsolescenza programmata», dove l'idea di impoverire universalmente le merci per generare più domanda di lavoro e crescita sembrava logica. Alcuni addirittura volevano renderla legalmente obbligatoria per tutti i settori industriali, dove i cicli di vita erano decisi non dallo stato naturale della capacità tecnologica, ma dalla necessità continua di creare lavoro e aumentare i consumi. Infatti, l'esempio più notevole di questo periodo storico Tello Phoebus del 1930 per la lampadina elettrica, dove in un momento in cui le lampadine erano in grado di durare fino a circa 25.000 ore, il cartello impose per ogni azienda di limitare la vita della lampadina a sole 1.000 ore per garantire la ripetitività degli acquisti. E col tempo, alla fine, questo diventò un approccio strategico per tutte le industrie. Se ci mettessimo a tavolino a confrontare la vera efficienza possibile oggi, con quello che stiamo facendo per mantenere lo spreco e per mantenere in funzione la macchina della privazione, vomiteremmo nella minestra per la possibilità che abbiamo perduto. L'ultimo componente da evidenziare ha a che fare col problema del potere di acquisto stesso. Una sicurezza intrinseca era necessaria per garantire la circolazione monetaria e la cosiddetta crescita, anche se le parti acquirenti non ce l'avevano. Bene, benvenuti nell'espansione del credito.
L'accesso al credito è stato, in realtà, il motore principale della crescita economica in Occidente per molto, molto tempo. E una rapida occhiata al debito pubblico e privato a livello globale oggi dimostra che non è un'anomalia per una persona o per un paese vivere ben al di sopra dei propri mezzi finanziari. È davvero una moda del momento. L'ammontare del debito esistente a livello mondiale oggi supera di gran lunga l'intero volume monetario globale. Ed è stato questo a creare denaro dal nulla, che ha compensato i limiti intrinseci di occupazione e salari. Tuttavia, per quanto tutto questo possa apparire fastidioso, così come l'irresponsabilità ecologica e la nevrosi culturale, non è che la punta dell'iceberg. Spesso dimentichiamo che le tendenze nascoste negli ultimi 2000 anni hanno suggerito che alcuni della nostra specie siano in apparenza più meritevoli di altri, e la schiavitù, lo sfruttamento e l'assicurarsi della privazione di un gruppo a vantaggio di un altro è stata considerata semplicemente una legge di natura. Durante il feudalesimo, nel Medioevo, le divisioni sociali erano definite in modo chiaro, con il re e i nobili, i baroni, eccetera, che mantenevano il controllo di un'orda di servi che erano praticamente schiavi, in cambio di risorse basilari e una certa protezione. Un tema ricorrente in quel periodo era che una superiorità genetica o religiosa dei regnanti e dei loro componenti dava loro il diritto di dominare. Tuttavia, mentre il feudalesimo mutava lentamente in monopolio statale e quindi il capitalismo di libero mercato, la visione del contadino medio o della classe in schiavitù salariata oggi esistente, è mutata a tal punto che questo minimo di protezione che prima c'era fu rimossa per sostenere una dottrina in cui, se una persona non è in grado di ottenere un lavoro nell'economia di mercato, il suo diritto alla vita o alla mera esistenza è completamente senza sicurezza. Adam Smith, David Ricardo e Thomas Malthus e altre figure cardine degli albori del capitalismo moderno rendono molto chiaro che il sistema che sostengono non è per tutti. Non è che pensassero a qualche tipo di esclusione in particolare, non erano nazisti o chissà che, ma considerando un mondo di abbondanza limitata, sembra loro naturale. Adam Smith, osservando la natura di un ordine sociale definito da rapporti di proprietà, dichiarò: «Il governo civile, per quanto sia istituito per la sicurezza della proprietà, è in realtà istituito per la difesa dei ricchi contro i poveri o di coloro che hanno qualche proprietà nei confronti di coloro che non ne hanno affatto». David Ricardo, elaborando concetti darwiniani della sopravvivenza di mercato basata sulla mano invisibile di Smith, afferma che la povertà è inevitabile e la privazione dei poveri doveva essere una regola sociale della natura. Malthus arriva a dire che si fa solo del male ai poveri cercando di aiutarli, e aggiunge: invece di raccomandare l'igiene ai poveri, dovremmo incoraggiare abitudini opposte. Nelle nostre città dovremmo fare strade più strette, stipare più persone nelle case ed auspicare il ritorno della peste. Molti, sentendo una tale retorica oggi, reagirebbero con apprensione, non capendo l'origine della freddezza di tali affermazioni. Anche in questo caso, se tornassimo all'Europa preindustriale e sperimentassimo il grande squilibrio, la scarsità e la povertà, forse in realtà a causa della superata capacità di produzione della popolazione, la nostra intuizione potrebbe trarre la conclusione che la capacità di carico della terra semplicemente non fosse in grado di gestire l'attuale popolazione. Ci si potrebbe anche inventare delle giustificazioni di convenienza, è sul motivo per cui alcuni debbono prosperare e altri morire e soffrire di deprivazioni. Perché alcuni meritano una grande quantità di ricchezza, mentre altri devono essere condannati all'indigenza e alla sussistenza. Quindi è facile capire come questo classismo abbia tenuto duro. Anche se i suoi omologhi di razzismo e sessismo si sono lentamente attenuati nella cultura moderna. Oggi tutte le teorie economiche, da quella keynesiana a quella austriaca, sostengono il tema della volontà del mercato, in cui il valore non è misurabile dal fatto che tu esisti come essere umano, ma per il posto che occupi o non occupi nella macchina economica. Considerate questa citazione di Ricardo: contraendo gradualmente le leggi a favore dei poveri, imprimendo ai poveri il valore dell'indipendenza, insegnando loro che non devono affidarsi a un ente di beneficenza, ma contando sui loro sforzi per sostentarsi, la prudenza e la previdenza sono virtù superflue e inutili. E, poco alla volta, ci avvicineremo a uno stato più sano e salutare. Vedete, in questo sistema la gente ottiene ciò per cui lavora, come se fosse un gioco a punteggio, come se la nostra natura competitiva non alimentasse la corruzione. Sbagliato! Oh no! Bob, che ci fai qui?
E allora, che tipo di stronzate vi sta riempiendo questo Peter Joseph Stalin in questo episodio? Senti, ascoltate, amico. Gente, ciò che il capitano antilibertà qui sembra non capire è che i poveri sono fottutamente stupidi. Sono stupidi e pigri e hanno ciò che si meritano, va bene? E io sono così stufo di questo aiuto statale che arriva e tassa i miei sudati risparmi in modo che questi cretini possano viverci sopra e con i loro biglietti della Spiacente, Bob. Stai bene? Rimettilo in gabbia. Ora, a questo punto potreste chiedervi, che cosa tutto questo ha a che fare con il consumismo? Beh, se capite l'etica tradizionale del capitalismo di mercato e come si rifiuta di accettare la possibilità di prendersi cura di tutti insieme all'illusione che coloro che finiscono per beneficiarne di più debbano essere più intelligenti e più degni di esistere degli altri. Come se fosse una legge di natura. Il ruolo della cultura del consumatore oggi assume uno scopo molto diverso. Esiste come un potente mezzo di controllo sociale e di mantenimento dello status quo, delle divisioni in classi e della sottomissione. Aiuta a perpetuare una tendenza rimasta in voga per molto tempo e fin dall'epoca dei re, coloro i quali hanno sfruttato le masse deboli per lungo, lungo tempo. Vedete, l'egoismo individualista materiale di oggi non solo accentua perfettamente i valori economici classici di Ricardo e Smith, rafforza anche il neoliberismo moderno, in cui la visione distaccata e indipendente degli interessi individuali e il narcisismo sono sacrosanti. Mentre ogni tentativo di lavorare per un'ampia considerazione sociale o per un ambiente comunitario è considerato eretico, allo stesso tempo esaspera la divisione di classe in quanto la cultura del consumo crea un astratto di competizione e la condizione in cui l'avere più degli altri viene equiparato al successo. Improvvisamente il fatto che l'1% della popolazione possiede il 40% della ricchezza del pianeta è ancora più giustificato quando lo scavalcare i senza tetto per strada e supporre che essi siano poveri a causa della loro mancanza di iniziativa, di pigrizia o di una qualche inferiorità generale. La cultura del consumatore moderno, la malattia di vanità consumistica, si assicura che il pubblico rimanga distratto o in conflitto con se stesso. Garantisce che i profitti di tali inutili e dispendiosi acquisti, guidati dall'insoddisfazione emotiva, continuerà a perpetrare e giustificare l'elite ricca, assicurando che i poveri e i miserabili del mondo rimangano al loro posto. Perché, indovinate un po', deve essere una qualche legge di natura. Pensieri finali. Probabilmente il concetto più deviato e delirante nel mondo di oggi è la libertà. Nella politica storicamente si è passati da un interesse generale per garantire la qualità della vita, rimuovendo effettivamente l'oppressione, ad una trovata di marketing per vendere cose di cui non si necessita, per garantire l'integrità di un'economia politica elitaria, intrinsecamente corrotta. Non so voi, ma a me non me ne frega più di tanto di quanti diversi tipi di dentifricio o deodorante posso scegliere in un negozio di alimentari. Mentre mi viene data contemporaneamente una finta scelta tra due politici, chiaramente della stessa fazione in un'elezione. Davvero non me ne frega granché della libertà di poter mettere insieme una grande bianco moca doppio espresso non grasso vapore latte agitato amaro senza caffeina rincoglionisci mi dammi una pacca con il latte con extra panna montata da Starbucks. Vedete, la migliore forma di controllo sociale, il genere in cui l'illusione della scelta effettivamente persiste e l'ossessione di vanità del consumatore dilaga in tutto il mondo, incarna la nuova forma di democrazia. Lasciamo perdere la plutocrazia oligarchica che continua a dominare e distrugge il mondo. Concentriamoci su ricche celebrità sulla copertina del catalogo di beni che si spaccia per una rivista letteraria. E ancora, lasciamo perdere come il guadagno sia un modo per misurare il successo. E come delirante veramente sia per quel fenomeno psicologico di deprivazione relativa, che ci ha dimostrato che avere sempre più lusso non ci rende più felici, solo più nevrotici, insicuri e antisociali. Lasciate perdere come l'uso di farmaci antidepressivi e altri disturbi di salute mentale emersi intorno alla nostra società materiale e fate quello che fanno in molti, andate a fare shopping. Oggi l'atto di fare acquisti è diventato davvero una forma di terapia per le persone, se ci fate caso, un mezzo artificiale per sentirsi in pace con se stessi. E lasciate perdere il fatto che la più grande menzogna dietro il sistema politico è che non può esistere l'uguaglianza politica sulla scia di una perpetua disuguaglianza economica. La condizione tossica che abbiamo creato intorno a questa nuova libertà materialistica è alla base di uno spreco enorme.
non solo di risorse terrene, ma di uno spreco enorme di potenziale umano e dell'integrità umana stessa. Più beni possedete, più sarete posseduti. E per inciso, tutti belli quando c'è da sorridere. Oh. Mi dispiace, signore e signori, sono in ritardo col mio pedicure. Quindi fino alla prossima volta tenete questi occhi incollati al peggiore pur più grande reality show di tutti i tempi. Mi chiamo Peter Joseph e io, come voi, sono rappresentante e vittima di una cultura in declino. Quindi, date le prove che avete sperimentato nel far fronte giorno per giorno a questa malattia, in che modo ha influenzato la vostra vita? Perché non iniziamo con te? Cosa fai di lavoro? Porno, porno, modella per Victoria's Secret, porno, modella per Louis Vuitton, porno, modella per Guess, porno, modella per American Apparel. Va bene, porno.